lascio mi piace se vuoi che la finale dei mondiali sia Portogallo contro Argentina. Andre, mi devo fare la squadra. E quindi? Che dici, compro i FIFA Points e i crediti. Ma si scema. Devi comprare i crediti. Aspetta, ma di che è un sito? Vai su friendsfifa.com, seleziona la console che usi, scegli quanti crediti vuoi, compila tutti i passaggi e aggiungi al carrello. Verrai reindirizzato in un'altra pagina e infine aggiungi il codice FIUS per avere il 15% di sconto. Trovi il sito nel primo link in descrizione. Bella ragazzi, carichi come non mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo qui con un video incredibile, perché oggi ragazzi andremo a fare tutto il mondiale con l'Argentina. Guai, io sono veramente carichissimo perché voglio portare il nome dell'Argentina, in questo caso in alto, nel nome di Diego Armando Maradona. E a proposito di carte, vi faccio vedere una cosa. Se volete anche voi delle carte del genere, che si possono anche personalizzare con la vostra faccia, con il vostro nome, con le statistiche che volete, ho io la soluzione per voi. Per ordinare queste carte bisognerà andare sul sito GOAT Custom Cards. Vi lascerò il link in descrizione. E una volta che andrete a pagare dovete andare a mettere il codice FIUS per avere il 20% di sconto e pagare appunto di meno. Ci sto anche io, ci forte. Come vedete ovviamente ci sono le nuove carte di FIFA 23. Andiamo a vedere cosa offre il catalogo. Io vi do innanzitutto un consiglio di ordinare le carte entro fine novembre, così se volete fare un regalo a un vostro amico, un vostro zio, a un vostro cugino, qualsiasi persona voi vogliate, magari fare un regalo di Natale, appunto dovete ordinare entro fine novembre. Se ordinerete entro fine novembre sicuramente vi arriverà per Natale. Quindi ragazzi vi faccio vedere le carte che sono veramente fighissime. C'è la carta icon come ad esempio quella di Maradona, c'è la carta Hero, la carta One to Watch, ovviamente ne metteranno altre, quindi restate sintonizzati. Io aiuto però vado a selezionare eroe della Coppa del Mondo, visto che siamo in tema mondiale, quindi vado a scegliere questa. Il prezzo della carta varia a seconda della dimensione che si andrà a selezionare, ad esempio piccolo sta 20 euro, medio sta 30 euro, grande 58 euro ed extra large 102 euro. Io vado ad inserire un grande, vado a personalizzarla con il nome FIUS. Statemi a sentire bene per quanto riguarda questa cosa ragazzi, perché l'immagine della carta possibilmente se gliela date in PNG, ovvero già scontornata, come ad esempio questa che ho messo di Crispo, molto meglio. Altrimenti se non riuscite a scontornarla basta che è in alta qualità e al massimo ve la fanno loro. Una volta che avrete personalizzato tutte le vostre caratteristiche, magari volete fare uno scherzo al vostro amico, mettete i due di velocità, non lo so, è un'idea. Una volta fatto questo aggiungiamo al carrello. Una volta arrivati al carrello signori, bisognerà mettere tutti i vostri dati, mail, indirizzo eccetera, altrimenti la carta non va arriva. E ovviamente bisognerà mettere il codice FIUSE, perché guardate di 58 euro quando ci sparagniamo 8,80 euro, buttare via. Vi lascio il sito nel primo link in descrizione, vi lascio al video, buona visione. Guardi, l'Argentina è stata campione due volte, 1978, 1986, ovviamente 2022, con FIUS. Albiceleste, andiamo dentro. Vai, FIFA World Cup 2022, con l'Argentina ovviamente nel girone C con Arabia Saudita, Messico e Polonia. Io mi auguro che la finale ovviamente sia Portogallo contro Argentina, anche magari qui nel gioco, ma anche ovviamente nella realtà. La prima partita è contro l'Arabia Saudita. Andiamo a vedere la formazione al volo. Ok, direi di passare ad un 4-3-3-4. C'è anche Giovanni Simeone, ovviamente me lo vado a portare. E la formazione sarà proprio questa. Dobbiamo vincere, è importantissimo. Ci mettiamo 4 minuti, difficoltà. Metto leggenda ragazzi, perché non se no perde. E va bene così. C'è anche Paolo Dybala. Andiamo dentro. Con la prima partita della nostra Argentina contro l'Arabia Saudita. Benvenuti nello stadio Osach, Luisa Illu Stadium, fase a gironi, prima partita, ecco il pallone, arbitressa, tutto a posto, ma raccomanda, non potevo mettere una fessa, no! Vai, vai Lautaro, bravissimo, mamma mia, il toro, col sinistro! Eccolo qui, il primo gol dell'Argentina nella World Cup 2022! Madonna che fallo. What the fuck? Signorina. No no, io ovviamente scherzo, eh. Forse Shalem. Attenzione a Shalem. Salman al... No, purti o frate. Purti. Comincia a fippare. No, oh, ma che è sti... Maro, la difesa dell'Argentina quanto fa cagare. Mamma mia, vai 2-1 dell'Arabia Saudita in due minuti. Messi, la palla dentro per Lautaro. Mamma mia, toro.
Mamma mia, d'oro! La doppietta! La doppietta! Ancora lui! Prendi sta boccia! Mamma mia! Che gol! No, ragazzi, ma che è sti buchi centrali? Ma vi voglio bene, ma in difesa, ma come... Mamma, veramente! Si mette il ciolito... E si mette Papu Gomez qua. E proviamo pure lo Chelsea. Sì, ce l'hanno regalata. Vai De Paul. Per Messi. Messi, ti prego, Messi. Messi, la palla dentro per il ciolito. Il ciolito Simeone. Il ciolito. Il ciolito. Eccolo qui. Vai. Ultima azione. La palla dentro, ancora Messi. Messi! Messi! Porta l'Argentina ai primi tre punti. Sarete tutti sulla giostra. È gratis. Come cazzo si mette sta maglietta? Non sto verso. La prossima partita è Argentina-Messico. Vinciamo questa che è molto ma molto importante. Così ci qualifichiamo direttamente agli ottavi. Vamo caraco. Vamo caraco. Vamos Argentina. Vai Messi, fatela ridare. Vai. Mamma mia, Paolo Dybala Messi. Mamma mia, Paolo Dybala Messi. Ti prego Messi. Ti prego Messi. Ti prego Messi, bravissimo. Ti prego Messi, bravissimo. Vi tirano la maglia. Paolo, Paolo. Ma vaffanculo. Oh, che lancia. Purtietiamo, purtietiamo. No, ma giù. Annaccia, hanno fatto. Maroa Martinez, ti amo, ti amo. No, va combinata. Va combinata. Ecco qua, ci hanno fatto. Madonna Martinez, Madonna Martinez, ci ha salvato di nuovo. Vai Di Maria, gol mangiato col subito. Vai Angel, 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 Angel. Raciurro. No ragazzi, ma che è sto gol, dai. Meritato, per l'amor del cielo, però porca miseria. Altro po', mettiamo il ciolito. Lautaro, corri, corri ti prego. Ammazzali. Vai Lautaro, dai ragazzi 1-1, però non ci serve a niente, ci serve vincere. Ah, adesso ci mettiamo. No, ma sto giocando così. Ah, ecco, perché sta Dybala dietro. Mettiamo a sto Rodriguez, non lo so, a caso, vai, vai, vai. Vai De Paul, Messi, Gomez, Papu. Papu, mamma mia, che pallette per Messi, che pallette per Messi. Messi! Ancora Leo, ancora lui. Altro gol decisivo. Mamma mia, 2 minuti, va giù. Vai, si perde tempo. Va giù, la qualificazione agli ottavi è importantissima. E quindi, andiamo dentro. Con gli ottavi. Si vince, va giù, di misura tutte e due le partite. Però l'importante è che ci siamo qualificati. Grande Leo Messi, solo gol decisivi. Capita. Eccoci qua ragazzi. Probabilmente passerà la Polonia o forse il Messico, non lo so. L'Arabia Saudita mi pare difficile. Vai, andiamo a giocare la partita. Facciamo la simulazione veloce, tanto non serve a niente come partita. Però vediamo cosa facciamo. Vinciamo, chiudiamo a 9 punti, 3 vittorie su 3. Segnano De Paul e Lautaro Martinez. Ancora, attenzione a Lautaro Martinez, può diventare capocannoniere. Passa la rabbia! Passa l'Arabia Saudita, non ci credo! Non ci credo, ragazzi! Abbiamo buttato fuori Messico e Polonia! La fammucca! No! No, 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 no! Come? Come Argentina-Francia già? No, ma giù! Senza paura, senza paura, noi siamo argentini. Vamo caraco, umiliamo i mangiabaguette. Andiamo, sono convinto che vinciamo. Cheat. Forse una delle due favorite andrà fuori. Argentina-Francia, benvenuti all'Alba Hit Stadium. Sempre con lo stesso pallone, andiamo dentro con il match. Vai, Lautaro, dentro per Messi. Messi, Messi uno contro uno, Messi uno contro uno. Messi, Messi. No, traversa. Paolo, la palla per Messi, forse è in fuorigioco. Messi non è in fuorigioco. Messi non è in fuorigioco. C'è Lautaro libero. Che? Lautaro. Lautaro, Lautaro. No, Lautaro, voglio bene. Devo magnasti cool. Ma perché non l'ha messa a Dybala? Ma va fangul. Finisce il primo tempo, ragazzi. Meritavamo noi il vantaggio. Voglio bene. Ottavo di finale comunque assurdo. Guarda, gol previsti zero. Zero tira hanno fatto. Stiloto, ma ci mettono in gol. L'ora annuia. Avanti, Angel. Vai, stanchissimo. Non so come stia reggendo. La palla dentro per De Paul. De Paul, De Paul, De Paul, De Paul. De Paul. Che gol. Vamo caraco. Magnatevi sta baguette, francesi. Offre De Paul. Rodrigo De Paul. Mamma mia. Mamma mia, Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul dentro per Messi. Messi. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Again. Di Maria. Vai, vai che ce la portiamo a casa questa. Vai, mamma mia. Oh, attenzione, la riaprono.
Oh, ma è fallo, signore. No, mi hanno fatto male Messi. Ma come vi siete... No, why you? No, why you? Lutto. No, mi hanno fatto male Messi, ti prego. No, è infortunato. Non ci credo. Ultima azione, forse. Umiliamoli. Vai Messi. No, finita. Finita, signor arbitro. Finisce 2-0. Siamo ai quarti, ragazzi. Meritatamente. Ma adesso c'è da vedere Messi come sta. Why you? È importantissimo, perché senza Leo non andiamo avanti. Vediamo, quarti di finale. È passato il Portogallo, è passato il Belgio. Assurdo, ragazzi. Cioè, l'Olanda ha vinto contro l'Inghilterra, la Spagna ha perso contro il Belgio e il Marocco ha vinto contro la Germania. Il Portogallo potenzialmente potremmo... Adesso non ci rimane altro che giocare il nostro quarto di finale. Pensiamo a noi. No, ecco qua. Messi infortunato. Ti prego, dimmi che recupera. Ti prego, dimmi che recupera. Facciamo giocare Di Maria a destra e a sinistra ci mettiamo Gonzalez. Maro, che danno. Maio, che danno. Messi fuori. Sarà tosta, eh. Onesto, non me ne ero accorto. Ma dobbiamo vincere anche per lui. Sono tesissimo. Sono tesissimo, ve lo giuro. Bisogna portarla a casa. Non sottovalutiamo l'avversario. Andiamo. Nico dietro. Vai gli spazi, sfruttiamo gli spazi. Lautaro! Eccolo qui! Finalmente! Sì, Angel. Madonna, Angel, hai una prateria assurda. Hai una prateria assurda. È vero, c'è Koulibaly. Vai che l'hai superato. Angel! Ancora lui! Ma che fa? Davort. 2-0, vamos. No, Ayu, non ci credo. Martinez, via sta palla. No, Sar, la riapre sicuro. Mannaggia, attenzione, voglio attenzione. Attenzione che questi all'ultimo ce lo mettono. Gonzalez, vai Gonzalez. Portaci in semifinale. Paolo Dybala, portaci in semifinale. Eccolo Paolo Dybala. Semifinale. La semifinale. La. Dybala, ancora per Lautaro. No, segna. Paolo Dybala, 4-1. Cazzo, Paolo Dybala. Lautaro Martinez, 4-1 è finita. Ma giù, questo è importante anche per la classifica capocannonieri. Classifica marcatori, deve vincerla Lautaro, me ne fotta proprio. Ed anche senza Messi andiamo in semifinale. Wagyu, io spero questa vittoria innanzitutto è per lui e voglio che ci sia in semifinale. Incrociamo le dita, vediamo chi becchiamo in semifinale. Lo vediamo subito, mi sa. Tosta. Attenzione a sto Belgio. Andiamo a vedere se c'è ancora il Portogallo. Importantissimo. Olanda-Portogallo. Oddio. Attenzione, si può realizzare il sogno di tutti quanti. Non ha recuperato. Come faccio a fare senza Messi? Io mi auguro che almeno per la finale ci sia. Però fate qualsiasi cosa. Mettete le flebo. Qualsiasi tipo di siringa. Non lo so. Fate qualcosa. Adesso però pensiamo alla semifinale. Sarà tosta. Sarà tosta senza Messi di nuovo. Una botta al cuore, veramente, mi dispiace. Vai, questa è importantissima. Troppo importante. Possiamo essere in finale. Vai, lancialo. Vai, Lautaro. Vai, Toro. La palla dietro. De Paul. No, chi è? Dybala. Sì, Di Maria. Di Maria dentro per De Paul. Dybala. Che cazzo ci ha fatto? Vai. Sfondata cosa. Gonzalez. No. Madonna, che gol che mi ha fatto. Chi è? De Ketteler. De Ketteler. Ma facciamo te chiamma. Ma che ha fatto? Mannaggia. Vai, sì. Paolo. Vieni a Lautaro. Lautaro, non dopo magnati, ste. Lautaro! Eccolo qua. Dai, giù. Ultima del primo tempo per Lautaro. Mamma mia, giù. Ma che Toro? Ti prego, Toro! Palo! No, se ne ha bagnata, no. Finisce il primo tempo, dai, stiamo giocando meglio noi, amadiu. Sì, Dybala. Mamma mia, Paolino! Mamma mia, che gol! Che gol di Paolo! 3-1! Eccolo qui! Il gioiello! Fa male, questa fa male. 3-2. Dobbiamo stare a court. No. Niente, 3-3. Dobbiamo rifare tutto. Io stiamo più 2. Ho paura. Concedetemi un po' di paura. Ehi, arbitro, mamma mia. Vabbè, almeno siamo i supplementari. Non abbiamo perso. Mo, forze fresche. Mettiamo Papo Gomez a destra. E provo Ciolito Simeone davanti. Vai De Paul. Lancia il Ciolito. Il sogno del Ciolito. Portaci in finale. Mettila dentro. Rodrigo.
De Paul! Rodrigo De Paul con assist del Ciolito! Grande Ciolito! Ah, no! Via, ti prego, non li voglio fare i calci di rigore. Vai Ciolito, perdi il più tempo possibile. Ma no, voglio i rigori perché non li so tirare. Vi prego, perdo tempo perché ne voglio fare i rigori. Bravo Ciolito. Vamo caraco che siamo in finale. Vai ragazzi, 0 minuti di recupero voglio. No, come 1 minuto. Vai Argentina che siamo in finale. Siamo in finale. E attenzione perché questo momento è epico. Olanda-Portogallo come è finita. Oddio. Oh! Oddio. Argentina-Portogallo. No, ti prego questa schermata. Dai, ti prego, se sta Messi là in miniatura significa che può giocare. Ti prego fammelo giocare Messi. Ti scongiuro ragazzi. Messi infortunato. Che sfiga, dai, c'è sto ragazzo. Non è giusto, dai, però, non è giusto. Mi dispiace troppo, onesto. Yeah, sarebbe stato veramente epico. Niente, giocheremo senza Messi. Sempre 4 minuti. Bisogna comunque vincerla per lui, che è il suo sogno. Comunque l'alzerebbe lui, non la coppa. Credo, non lo so. Vediamo intanto se vinciamo. O l'alza Messi o l'alza Ronaldo. Andiamo a vedere. Eccoci qui, ragazzi. Finale di FIFA World Cup Qatar 2022. Finale del mondiale. Portogallo-Argentina. Purtroppo un imprevisto, è un infortunio grave a quanto ho capito, perché non si è giocato tutto mondiale. Messi praticamente le fasi in finale non se le è fatte proprio. Ma l'alzeremo per lui questa coppa, ve lo prometto. Anche se vi sono sincero, io sono sempre stato team Ronaldo. Ma se lo dovesse vincere o Ronaldo o Messi, mi dispiacerebbe per uno ma mi farebbe piacere per l'altro. Vi sono onesto, anche perché ci hanno dato tutto ragazzi nella nostra epoca. Siamo stati fortunatissimi a vivere questi anni di calcio con loro. Speriamo che uno dei due l'alzi per davvero. Messi questo caso non la potrebbe alzare perché è infortunato, però comunque la dovrebbe alzare lui nel caso in cui dovesse vincere veramente l'Argentina. Andiamo. Lautaro dentro per Dybala. Dybala traversa, non ci credo. La palla al centro, attenzione, mamma mia che parata di Martinez su Ronaldo. Che boffa, che bo... raga, no, che cazzato ho fatto. No, aiuto, ma perché è entrato così? Volevo entrare sulla palla, ovviamente, vabbè, però non dovevo farlo. Maro, come sono entrato? Cristiano Ronaldo sul dischetto. Attenzione. Maro, pensavo era fuori, aiuto. Maro, pensavo era palo fuori, quel calcium. Ecco qua, Lautaro, dentro per De Paul. De Paul col destro, non ci credo. Nuno Mendes, ancora. Maro, questo è un treno sulla sinistra. Ronaldo in mezzo, gol. Mamma mia ragazzi, che peccato, Napoli di Mittà, mi ha fatto un mondiale assurdo, però senza i Messi, non c'ho merita. Ah, vai, ancora non è finita, vai ragazzi. Vai ci sei Lautaro. Blackout totale, ragazzi. Un blackout totale. Stanno facendo un calcio fantastico questi qua. Mamma, ma credo. Finisce il primo tempo, ragazzi. Tra poco faccio cambio e altro, però... la vedo male, però non è finita. Ancora. Vai giù, vabbè, ma è scriptato, dai, è scriptato, ragazzi. Ma che, il Portogallo è troppo forte. Ma chi è Kist? Ha fatto doppietti, Kist. Salviamo la faccia, Cugna, ti prego, salviamo la faccia, mettila. Sì, dai ragazzi, non è finita, fidatevi. Vai giù, ci ho provato, ma... sono stati più forti, cioè... ogni tiro è stato un gol, però, cioè, assurdo. Guarda meglio, però, porca miseria. Vince il Portogallo, il mondiale. Senza Messi, ecco qua che festeggiano, giustamente. Continua la maledizione di Messi. Solo che non so se l'alzerà lui, perché è uscito in realtà. Questo pure che l'alza Neves, eh. L'alza Neves, ma perché non l'alza Ronaldo? Che brutto aver perso. Almeno volevo vedere che Ronaldo l'alzava. Ragazzi, ce l'ho messa tutta, veramente. Ma i vincitori di FIFA World Cup Qatar 2022 sono loro, il Portogallo. Ma Messi, ne hai fatto una partita, frate. Ma che cazzo hai fatto? Quindi ragazzi, per altri video su FIFA in generale, se li volete lasciate tantissimi mi piace. E se volete veramente la finale Argentina-Portogallo nella realtà, appunto, dovete lasciare un mi piace assolutamente. Io non aspetto altro, sperando ovviamente ci siano in campo entrambi. Quindi mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci rivecchiamo in un prossimo video. Bella ragazzi. Diego, mi dispiace.